Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Anche Catania stamani si è svegliata con un insieme di emozioni in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Quella di oggi è anche l'occasione per rinnovare lo sforzo collettivo a contrastare con fermezza e determinazione ogni forma di criminalità, lo ha detto il presidente Schifani. Sono tre i presunti autori, attinti questa mattina da misura cautelare, accusati dell'atto incendiario e danni dell'azienda palermitana Leonardo S.p.A., verificatosi il 26 novembre del 2022. L'episodio delittuoso sarebbe partito da alcune bottiglie di Molotov lanciate all'interno della sede del gruppo industriale internazionale. Ci spostiamo a Messina, dove i finanzieri hanno operato un maxi sequestro di beni per 1,5 milioni di euro ai danni di due soggetti, uno di Locri e uno di Catania. Nel mirino le truffe per i fondi agricoli dell'Unione Europea. Dramma nelle scorse ore a Gela, dove un ragazzino di 14 anni si sarebbe sparato un colpo alla testa con la pistola della madre. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Altri due ultras, protagonisti degli scontri Padova-Catania, sono stati arrestati. Durante le perquisizioni è stato trovato uno zaino con gli oggetti utilizzati per il travisamento. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!